Se spacchi una brocca di vino, ti chiudi in faccia la porta della felicità. Chi l'abbia detto non sappiamo. È solo una frase per aprire una conversazione alla festa per celebrare il primo vino della vendemmia 2017 alla cantina Valtidone. Il paese registra l'evento Festa del Picchio Rosso. Già alle prime ore del giorno la via Moretta è profumata di mosti, di vini e alla ribalta cromatica sale il folklore vignaiolo. Proverò ancora una volta a raccontare. Ci sia concesso, non sarà facile, restituire una così varia iniziativa. La sensibilità culturale con cui è stato redatto il programma, tanti momenti, tanti colori, sapori, commenti, opinioni sul lungo soffio della civiltà del vino, il tesoro di questa terra, ad una perfetta accoglienza di tutti, senza distinzione. Provvede il presidente della cantina, compone una ouverture con registro sempre diverso, aggiunge le sue note originali, mai formali, mai d'ufficio. La stagione, le uve, difficoltà e successi. Con affetto sottolinea l'impegno e il valore del suo staff. E Cantina Valtidone è una società cooperativa che ormai ha superato i 50 anni di vita. Io penso che rappresenti il meglio dell'agricoltura, della viticoltura piacentina e della Valtidone. Io penso al lavoro dei nostri soci, 220 soci, e al loro prodotto, alla loro produzione, questi grandi vini, Butturnio, Barbera, Bonarda, L'Ortrugo, le Malvasie. Abbiamo cercato di innovare la linea 50 Vendemmie, lo Chardonnay, e innoveremo ancora. Il prossimo anno avremo dei vini biologici e vegani, proprio per seguire tutte le tendenze, anche per rispettare l'ambiente e questa autenticità della Valtidone. Bisogna cambiare, bisogna seguire la tendenza, diciamo, di questi ultimi anni, e Cantina Valtidone si mette su questa scia, vuole seguire, diciamo, i propri consumatori, i propri clienti, ma mantenere l'autenticità di questa bellissima valle che è la Valtidone. Qui oggi festeggiamo tutto questo e io voglio ricordare i 220 soci, il loro lavoro, e i tre soci che sono ancora viventi, che sono quelli che hanno fondato Cantina Valtidone e che abbiamo premiato lo scorso anno: Renzo Botteri, Luigi Mossi, il Conte Omati. E ricordando questi vogliamo anche ricordare tutti quelli che non ci sono, perché è questa continuità, questa storia che secondo me dà valore alla Valtidone, al territorio e ai grandi vini che vengono prodotti in questa zona. Ovviamente il presidente dice la sua anche sul novello 2017. Il Picchio Rosso quest'anno, si dice, spingerebbe anche l'uomo molto saggio a intonare una canzone, a dire qualche parola che era meglio tacere, scrive Omero. Non vorremmo stonare, ci affidiamo ad un esperto perché provveda a dare le giuste informazioni. Novello Picchio Rosso, annata 2017. Il vino Novello Picchio Rosso 2017 è un vino che rispecchia, diciamo, quello che è stata l'annata. Un'annata difficile, particolare, soprattutto per le condizioni climatiche, ma dal punto di vista di sanità delle uve sicuramente ci ha dato tante soddisfazioni. Sicuramente il colore si presenta con un rosso violaceo, tipico da vino novello, al profumo risulta fruttato, fragrante, insomma rispecchia tutti quei canoni che rappresenta il vino novello. Per quanto riguarda il gusto è armonico sicuramente e molto 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 piacevole. La particolarità poi del novello Picchio Rosso 2017, che ci tengo in particolar modo a dire, che è fatto con uve da pino nero e soprattutto lo vede legato al nostro territorio nella versione frizzante, vivace. Questo è molto molto importante. Buono?
buono, veramente buono. Quest'anno devo dire che i profumi sono profumi e gusto sono veramente molto equilibrati e armonici, soprattutto buono. La Cantina Valtidone si articola in tanti ambienti comunicanti. Dal 1966 produce vini di passione. L'entusiasmo è ancora quello di un tempo. Fedele anche quando ha lasciato le dimensioni artigianali degli inizi per acquisire quelle di un'importante azienda, fabbricati, laboratori, moderni spazi per la vendita. La Cantina Valtidone sta ai bordi dei colli ricamati di vigneti che vengono continuamente monitorati. Il miglioramento tecnologico non si ferma però alla coltivazione, comprende le fasi della vinificazione, dell'invecchiamento. La cantina non punta sulla quantità, ma sulla qualità, nella consapevolezza che la sfida sui mercati si vince solo se si fa vino buono. Tanti applausi ai vini della cantina, alla battaglia di Verona, Vinitaly. Noi c'eravamo. Continuiamo ad andare per cantina per capire qualche dettaglio. Seguiamo alcuni ospiti in giro, tra le macchine capaci di pigiare l'uva, scartarne i raspi, tra i tini accoglienti, la fase della fermentazione. Il tecnico parla di temperature, di frollatura, di rimontaggio, di svinatura, piano piano, fino al vino, fino all'imbottigliamento. Torna in mente mio padre che teneva in considerazione le fasi lunari, il clima. Prediligeva giornate soleggiate, con pressione alta. Per chi compra il vino, per chi regala il vino, per chi ama il vino, un grandissimo cin cin. Alla salute. Il vino è una bevanda antichissima, forse nata per caso, prodotto dell'uomo e della natura. Quest'ultima da sola produrrebbe solo aceto. La Cantina Valtidone ha lanciato un'idea, ha promosso un concorso per studenti. Il vino è anche importante dal punto di vista letterario, in quanto poeti e maestri nell'arco della storia hanno trattato questo argomento. Il tema Cantina Valtidone è, e chiedeva alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Piacenza di realizzare uno spot o uno slogan per la Cantina Valtidone. Le classi partecipanti, anno scolastico 2016-2017, sono state oltre 30. Hanno partecipato a una delle due categorie: costruire uno spot, scrivere uno slogan. Secondo me è fondamentale coinvolgere oggi i ragazzi in compiti di realtà, quindi farli uscire appunto dalle loro aule dove abitualmente svolgono attività didattica per farli sentire un po' più vicini al territorio e partecipi rispetto a quello che avviene attorno a loro. I suoi ragazzi hanno partecipato? Sì, molto volentieri, tutto il comprensivo di Pianello, un altro anno spero di coinvolgere un po' di più anche San Nicolò. La giuria composta dal presidente Giampaolo Fornasari, Daniela Pilla, architetto, Walter Adami,
Marco Civardi, giornalista, ha selezionato i 15 finalisti. La giuria, sulla base anche della preparazione, ha assegnato i premi per un totale di oltre 10.000 euro, destinati alle attività didattiche delle scuole, e vengono consegnati alla Festa del Novello, in un clima da stadio. Classe dopo classe, scuola primaria, secondaria di primo, secondo grado, bambini, ragazzi e giovani. Non possiamo proporre tutto il lungo momento interessante condotto da Daniele Losi, i docenti, la giuria, le autorità che hanno assegnato targhe e assegni. Per la cronaca, i primi classificati. Quinta A, Istituto Casali di Castel San Giovanni. Classe terza, grafica, Liceo Artistico Cassinari di Piacenza. Classe prima B, Scuola Carella di Pianello Valtidone. Classe terza A, Scuola Carella di Pianello Valtidone. Classe terza, quarta, quinta, Scuola Milite Ignoto di Nibiano. Classe terza G, Scuola Primaria di Pecorara. La cantina Valtidone ha già lanciato la terza edizione del concorso. Sarà pubblicizzato nelle scuole. Chiede quest'anno la realizzazione di un calendario che racconti l'uva, il vino, nel corso dei 365 giorni. Il titolo è La vite a 365 giorni. All'ingresso degli spazi per la degustazione si consegna un bicchiere, si chiede un obolo, si chiede solidarietà per l'associazione Malato Oncologico Piacentino. Mentre imperversa la denuncia su fallimenti singoli e collettivi, mentre si alzano grida sterili e scoppiano rivolte genericamente anarchiche, la cantina, con impegno, costruisce la vera civiltà, con la solidarietà. La Festa del Vino Novello sostiene l'amo, la ricerca, che toglie dallo stato di rassegnazione. Io ringrazio la cantina Valtidone, il presidente Fornasari, perché ancora una volta, da tanti anni oramai, raccolgono fondi da investire sulla ricerca per la cura del cancro. E questo aiuta in Piacenza, fa sì che il nostro territorio sia in un circuito internazionale della ricerca, perché permette di avere borse di studio per medici, infermieri, psicologi, e così i nostri malati possono avere le terapie all'avanguardia. Sala degustazione affollata. Affollata come sempre ad ogni ora del giorno. A fare la differenza c'è anche il modo in cui beviamo il vino. È meglio sorseggiarlo. È meglio sorseggiarlo anziché berlo tutto d'un fiato, poiché l'organismo può metabolizzare solo una certa quantità di alcol etilico all'ora. E se viene superata, l'alcol diventa tossico. Dunque, piano piano, non c'è fretta, ma beviamo. Gli ospiti non mancano. Gli ospiti non sono beoni e epicurei, cercano di determinare, in maniera per quanto possibile oggettiva, le caratteristiche organolettiche di un vino, valutarne la qualità, prima di fare acquisti. Vino servito alla giusta temperatura
per una giusta analisi sensoriale, analisi visiva, olfattiva, gustativa, in un posto della cantina molto speciale, ben illuminato, con pareti dai colori chiari che fanno risaltare vini, colori delle etichette, la forma delle bottiglie, delle confezioni. La fila è più lunga quando si tratta di accedere al banco del vino Novello Picchio Rosso. Le uve delle vigne, i grappoli che servono negli acini, il sapore del sangue della terra. Ascoltate i miei canti, diceva Apollinaire. Tanto di cappello per Apollinaire. Diciamo, ecco, ospiti alla vostra sete, i vini della cantina Valtidone di Borgonovo. Le file degli ospiti celebri, la dietologa Evelina Flacchi, specialista in scienza dell'alimentazione, nutrizionista, collabora con diversi programmi televisivi, molti la conoscono per averla vista nei programmi Uno Mattina, Sabato Salute, La Prova del Cuoco, docente universitaria, consulente di aziende e della RAI. Il vino fa bene alla salute? È meglio evitarlo? Il dibattito sul tema è acceso. Non esiste un alimento che in senso assoluto faccia male o faccia bene. È importante la dose, come per tutti i cibi che consumiamo nella quotidianità e nel tempo. Quindi il vino fa sicuramente bene se lo consumiamo in dose moderata e di qualità. Le linee guida della nutrizione ne consigliano un bicchiere al giorno per noi donne e due bicchieri al giorno per gli uomini. È evidente che ci possono essere delle controindicazioni particolari se il medico le indica. Quindi se badiamo alla dose e alla qualità, sicuramente per la ricchezza di antiossidanti e di proprietà protettive contro i radicali liberi, la giusta dose può anche farci bene. Ha scritto libri. Uno ha per titolo L'Europa in tavola. Ha messo il vino, i vini piacentini. Ci sta il Novello Picchio Rosso in tavola? Sicuramente il vino italiano è un'eccellenza ormai in tutto il mondo e non possono sicuramente imitare all'estero la produzione del nostro territorio. Quindi possiamo vantarcene e sicuramente consigliarlo per la qualità e i rigori produttivi. L'esperta offre utili consigli generali, suggerisce piccoli trucchi per essere sempre in forma, senza troppe rinunce. Da una parte dice c'è chi sconsiglia il consumo di vino, soffermandosi sui suoi effetti negativi. Dall'altra c'è chi esorta a berlo, ma con moderazione, dando risalto all'effetto benefico che certe sostanze contenute nel vino, come il resveratrolo, potente antiossidante, hanno sul nostro corpo. Abbiamo anche raccolto alcuni falsi miti sul vino. L'alcol aiuta a combattere il freddo. Vero, sì o no? Il vino genera un'apparente sensazione di calore, però poco dopo produce raffreddamento che può provocare danni. Il vino fa buon sangue. Il vino può portare a diverse forme di anemia. L'alcol dà la forza. L'alcol etilico ha un effetto sedativo sull'organismo. Riduce la sensazione di dolore, ma non favorisce in nessuna maniera un potenziamento delle prestazioni fisiche. L'alcol favorisce la digestione. È l'esatto contrario. L'alcol rallenta la digestione. Consigli a parte,
A noi piacciono le righe di Alda Merini. Scrive: a me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti e i calici di vino profondi dove la mente esulta. Magico l'acro sapore del vino. Io amo le osterie che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco. Primo brindisi ufficiale con vino novello Picchio Rosso. Il presidente invita gli amici. Il clima è festoso, euforico. In alto i calici e ciascuno guarda il calore del sole che si fa vino, giunto all'umore che dalla vite cola. Ma sì, Dante, ci sta bene. L'acqua se ne vada tra gli astemi. E questo è Catullo. Viene poi l'ora del rancio. Regalate con gioia, con umiltà a tutti, senza distinzione, infinite sorprese gastronomiche. Preparate da volontari creativi che hanno intuizioni singolari. Il ristorante è sempre aperto, è sempre l'ora del rancio. I profumi di fumanti tegami e padelle inteneriscono lo stomaco, salsicce, affettati, focacce, chisola, batarò, gnocco fritto, polenta, coteghino, naturalmente vino, mica si può bere digiuni. C'è anche un'incursione di cioccolandia. E poi ci sono i pisarei. Pisarei e fagioli, i tortelli con la coda. La mensa scardina con ironia e con qualche provocazione i cliché dello stile alberghiero. Ma si sta bene, si sta proprio bene. Non poteva mancare la torta. È parte considerevole della nostra felicità. Una festa senza una torta è un incontro e basta. Abbiamo raccolto qua e là alcune considerazioni. La torta non si racconta, si mangia fino all'ultima briciola. Se desideri creare una torta partendo da zero, devi prima creare un intero universo. Quando fuori piove e dentro sei triste, o fai l'amore o fai la torta. E questa torta profuma, batte anche Chanel numero 5. Ora i bambini si pittano il viso, gli altri giocano a tombola. La festa continua. Per consolare le nostre giornate, basta prestare attenzione al ritmo della stagione. Tra le tante proposte abbiamo scelto la festa omaggio al vino novello. Fantastica festa, tutto bene, grazie Signore. Continua a regalarci la pace, l'amicizia, l'amore, ma donaci anche un bicchiere di vino buono. Invitiamo tutti i pellegrini a chiedere qui, alla cantina Valtidone, asilo. C'è ancora un fiume di vino da attraversare. Il corteo di Bacco si è sciolto a tarda sera. Si è alzata anche una canzone. Siamo stati felici tutti quanti insieme. Nessun convegno, ce ne sono troppi, nessun convegno in compagnia. Ci beviamo un bicchiere, promesso, è l'ultimo, alla faccia delle arroganze dei potenti e dei perdenti. Ci darà un po' di sicurezza, un po' di serenità, ad affrontare altre giornate. La vita ci aspetta.